Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Quant'è? Era da un bel po' di tempo che in realtà non mi trovavo a registrare qualcosa di nuovo. Siamo nel 2020, ovviamente auguri a tutti quanti. Non so quando uscirà questa serie, penso probabilmente fine gennaio, però sono fomentatissimo. Sono fomentatissimo perché è da un sacco di tempo che in realtà volevo portare questo gioco, ovvero Rogue Galaxy. Un gioco che, per quanto riguarda la mia esperienza personale, penso sia stato veramente molto sottovalutato. Io lo giocai circa 10 anni fa su PlayStation 2, anche forse qualcosina in più, e devo dire che mi ha veramente stregato. Non so quanti di voi effettivamente conoscono questo titolo. Però spero che lo possano apprezzare e lo possano conoscere grazie appunto al mio lavoro. Ci tenevo anche a dire che ci sono tanti progetti in mente durante questo 2020. Uno di questi era la registrazione di questa serie con la webcam. Ho deciso alla fine di non farlo perché ritengo che il canale YouTube, dove principalmente tratterò giochi o comunque tratterò pezzi di quelli che sono stati la mia infanzia e la mia adolescenza da videogiocatore, voglio mantenere puro il ricordo, anche nel futuro, ovviamente, di questo gameplay, di questo game through. Tecnicamente non dovrei neanche commentare, però il commento penso che sia una cosa personale e penso che sia, la cosa che può rendere effettivamente mio questo lavoro. Spero che comunque la mia scelta possa essere capita o apprezzata anche dalle persone che, come me, dà fastidio delle volte vedere la webcam in giro durante i gameplay. Ovviamente le live su Twitch sono una cosa totalmente diversa. Lì utilizzerò la cam, ma perché preferisco avere un contatto diretto con gli spettatori. Questa invece è una cosa più personale e quindi preferisco mantenerla con questo profilo, mantenere un profilo personale e non inquinarlo, tra virgolette, se così si può dire, tramite la mia webcam. Allora, ovviamente italiano, NTSC, perché ovviamente la PlayStation 2, anzi il mio PC, può supportare tranquillamente questa versione. Grog Galaxy è un gioco in stile JRPG con combattimento diretto. Così come Kingdom Hearts, dove ci sono tante meccaniche e tante cose che ovviamente andremo a scoprire durante il nostro gameplay. Non lo ricordo benissimo, cercherò ovviamente di fare il tutto nel miglior modo possibile, però da un lato cercherò anche di essere io stesso a vedere effettivamente dove sbaglio e dove non sbaglio. È da tanto tempo che non gioco, 2005-2007 addirittura, quindi immaginatevi quanto tempo fa? Veramente 13 anni fa più o meno, io ne avevo 14, quindi sì, durante il periodo del liceo, durante il mio periodo di liceo, quindi sì, ci sta. È esattamente dove me lo ricordo collocato Rogue Galaxy. Un gioco con una storia forse abbastanza sempliciotta, vista più e più volte, però il gameplay eccezionale, è quello che è il gioco che rappresenta, soprattutto per PlayStation 2. Sono sicuro che possa essere veramente, veramente un piccolo capolavoro. Detto questo, vi lascio l'introduzione e ci rivediamo nel momento in cui dovremo giocare.
trapped within this desert wasteland. The sands of time blow ceaselessly. But it's not gonna end like this. I'm gonna find my way out of here. I swear it. You sure he's in this backwoods bumpkin town? The information came from a credible source. He's here all right. He should be hiding out somewhere on Rosa. Desert Claw? He's one of the galaxy's top hunters. Maybe he got his mitts on a load of dosh and he's off living it up somewhere. Can't believe he'd be wasting his time on this slave rock. Don't worry, he's somewhere on this planet. My instincts are infallible. Like I'm gonna trust a robot's instincts. I would if I were you. They're quite uncanny. Besides, I can use this to determine whether or not he's the real deal. Just leave it to Steve, all right? Really? Well, the captain will be pretty cheesed off if we don't find him. So you'd better come through on this. I know, I know. Tuckered out, huh? You did well, boy. Two medium-sized mish. Okay, pal, you met your quota. And here's your pay. Huh? Is that all? Can't you spare a little extra? We didn't bring that much with us, you know? Besides, slaves like you should be grateful we even bother to share our rations. I'm not doing this for my health, you know. This is all that I got today. Those Longardians are getting a little too big for their britches. You gonna let them get away with it? No, no. Don't get so worked up over it. It's been 2 years since Rosa's been under Longardian rule. They're still struggling to get used to this place. We'll get our chance soon enough. Man, why did Rosa have to get mixed up in this war? It used to be such a peaceful planet. The Longardians aren't all bad, though. Now that their lookouts are posted at the gate, we never get beasts in town anymore. But the whole reason they're posted there is to keep an eye on us. What the? Seems I spoke too soon. There's a beast in town. A pretty big one by the looks of it. All right, I'll take care of it. Jaster, wait. Don't worry, I'll behave. Thing? This is bad. It's heading for the residential area. Huh? Damn. I'm surrounded. Don't sweat it. These foes are nothing. They just rode in on the big guy's coattails. Huh? Who are you? Let's finish these chumps off first. Here we go!
Eccoci qua. Parliamo un attimo di quello che sta succedendo in gioco, perché essere catapultati così all'interno di un'avventura è abbastanza traumatico, me ne rendo conto. Allora, ci ritroviamo all'interno di un pianeta che viene chiamato Rosa. Dei soldati che sono stati identificati come dei Longardiani hanno praticamente invaso questo pianeta, che prima era pacifico e che adesso invece si ritrova come una sorta di stazione spaziale per quanto riguarda questi soldati. Noi ci chiamiamo Juster, siamo un ragazzo che a quanto pare vive all'interno di questo pianeta e che fa come si è potuto evincere comunque dall'inizio del filmato, fa una sorta di cacciatore di taglie o comunque fa dei servizi a favore di questi soldati in modo tale da poter raccimolare soldi o cibo per lui e ovviamente per il suo patrigno che lo ospita all'interno della chiesa. Ciò che succede adesso è ovviamente un mostro che riesce ad entrare all'interno della città e che quindi ha portato con sé anche dei suoi minion, così come li abbiamo imparati a conoscere dai vari giochi di ruolo. Ci vengono insegnate le prime cose che possiamo fare all'interno della battaglia, ovvero utilizzare la spada, utilizzare l'arma da fuoco e saltare. Successivamente con R1 possiamo parare gli attacchi, però nota bene, alcuni attacchi non possono essere parati, come ovviamente le super mosse o comunque le abilità speciali. Successivamente col triangolo è possibile aprire il menu, ricordati le tue abilità ed i tuoi oggetti. Come potete vedere col triangolo si può ottenere il cambio equipaggiamento, l'oggetto, il cambiamento e poi il cambiamembro e poi tutto ciò che ovviamente ci concerne. Allora, incominciamo a combattere un po' così e vedere effettivamente quello che riusciamo a combinare, però stiamo attenti perché vedete ci sono alcuni attacchi ad area che in realtà possono anche farci del male. Benissimo. E la prima battaglia è stata conclusa. Come potete notare, a fine battaglia verrà condivisa l'esperienza con i personaggi. Le armi che vedete lì sulla destra avranno un'abilità o comunque avranno un'esperienza che dovranno raggiungere per poi essere fuse. Ma di questo ne parleremo perché qui abbiamo un bellissimo metodo di crafting, abbiamo un bellissimo sistema in generale di level up e tutto quello che a me piace personalmente in un gioco di ruolo dove bisogna spendere del tempo per potenziarsi, e queste sono le cose che io adoro dei giochi di ruolo, soprattutto vecchio stampo. Comunque, andiamo avanti. You're pretty strong. That wasn't even a warm up. Sono contento comunque che la grafica si veda bene, il suono sia abbastanza coordinato, perché ho settato tutto e quindi spero che possa essere interessante da sentire, da vedere e da godere, da giocare. Ok, e a quanto pare adesso abbiamo il nostro primo alleato. La barra azione. Tieni sempre d'occhio la barra azione. Questa barra si riduce se attacchi o se usi oggetti o abilità. Se si svuota non potrai attaccare finché non si ricarica. Questo ovviamente è un meccanismo che ci permette di ovviamente non spammare attacchi random, ma ci consente comunque di avere anche un minimo di strategia per quanto riguarda il gioco, perché altrimenti sarebbe un semplice spamma spamma X e arrivederci e grazie. La barra azione se la barra si svuota vedrai il simbolo punto esclamativo. Significa che non puoi più attaccare. Aspetta che l'indicatore si riempie di nuovo mentre ti muovi e ti difendi. Quando la barra è di nuovo piena vedrai il simbolo attacco. Ora puoi attaccare. Consiglio: se riesci a parare un attacco nemico con R1 quando la barra azione è vuota, si ricaricherà subito. Quindi questo ci implica appunto una conoscenza del gioco dove attaccare e difendere sono due cose che vanno di pari passo e non una separata dall'altra. Allora, la prima cosa che dovrei fare è un attimo andare sulle opzioni e andare sul sistema, perché io devo mettere esattamente. Me ne sono accorto subito mentre stavo giocando, ma io le telecamere le voglio invertite. Come potete vedere, il menu ovviamente presenta diverse interfacce, oggetti, alleati, strategia, Eureka e altri menu che per il momento non possono essere sbloccati. Eureka al momento era una bella cosa figa, ma al momento non ve la posso spiegare perché ci vorrà del tempo. Se andiamo su alleati, ovviamente possiamo vedere l'equipaggiamento dei nostri personaggi.
Ovviamente non possiamo assolutamente cambiare l'equipaggiamento del nostro amico incappucciato, quindi per il momento l'unico equipaggiamento che possiamo interscambiare, se così si può dire, è quello del nostro amico Jaster. Pozioni curative, rinascita, che ci permettono ovviamente di ritornare alla potenza con i nostri PV qualora dovessimo essere sconfitti, e poi il tricorder, che è un palmare di cui vedremo successivamente le loro informazioni. Non mi ricordo se la telecamera in realtà... Aspetta, ho qualche problema, mi sa, con il joypad, perché se giro la telecamera da una direzione all'altra, vedete, mi si attiva anche il... Esatto, ho un problema con il joypad. Ok ragazzi, ci siamo. Ho avuto un piccolo problema con il joypad, ma adesso fortunatamente ho risolto tutto. Infatti, come potete vedere, adesso posso tranquillamente girare la telecamera come mi pare e piace a me. Quindi cominciamo a aprire i bauli per ottenere oggetti, che questi ovviamente ci saranno utili più avanti durante il gioco. Poi possiamo anche parlare con le persone. Entriamo anche in chiesa, dove possiamo parlare con il nostro padre Raul. Stai attento. Esatto, stiamo attenti. Poi le porte con il quale potremo ovviamente interagire, con le quali potremo ovviamente interagire, avranno la spunta, avranno la spunta rossa. Però prima apriamo il baule. Tre pozioni curative. Ovviamente in questo gioco viene premiata, come in qualsiasi gioco di ruolo, viene premiata l'esplorazione. Quindi noi dobbiamo andare assolutamente ad esplorare tutte le zone. Di qua ovviamente non mi pare che non ci fosse nulla. Qui tra l'altro non ci possiamo entrare per ora. Esatto, la porta è sbarrata per ora, perché giustamente... questa funzione è anche un po' un tutorial, no? Quindi è normale che noi dobbiamo andare solo ed esclusivamente in una direzione sola. Poi le altre case ovviamente non possono essere aperte. Io ve le faccio vedere così, giusto per curiosità e per dovere di cronaca, se così si può dire. È perché abbiamo appunto un percorso obbligato al momento. Questi sono i punti di salvataggio. Esatto, usa il war. Funzioni warp, salvare. Scegli salva da un warp per salvare la tua avventura su una memory card. Se perdi in una battaglia sarà partita terminata. Ricordati di salvare spesso. Scegli teletrasporto da un warp per teletrasportarti in un altro warp già attivato. Se trovi un warp, assicurati di attivarlo. Il teletrasporto funziona solo fra warp sullo stesso pianeta. Se rimani in piedi su un warp, il tuo gruppo recupererà PV e PA. Tuttavia non funzionerà in battaglia, quindi stai molto attento. Quindi ci fa anche la funzione di cura. Allora, utilizziamo il primo salvataggio del nostro gioco. Quindi, nuovo file per salvare la nostra avventura. Io ovviamente ve lo dico perché non c'è nulla di cui vergognarsene. Ricorrerò delle volte anche ai salvataggi di stato dell'emulatore per facilitare e velocizzare anche le cose. Come potete vedere adesso ho fatto un piccolo laghettino perché ho provato appunto il salvataggio di stato per vedere se funzionava. Attenzione, quindi altri mostri. La funzione di aggancio. Mira un nemico aggancio usando i tasti direzionali. Se agganci un nemico, attaccarlo sarà uno scherzo. Vedete, con i D-pad si può ovviamente attivare o disattivare con su o giù la mira automatica, quindi l'aggancio, e con destra e sinistra invece cerchiamo di agganciare il nostro bersaglio ideale. E poi invece tra le funzioni delle opzioni c'è anche la possibilità di disattivarlo automaticamente, cosa che a noi sinceramente non interessa, perché comunque l'aggancio ci aiuta parecchio. Queste sono un po' più... Vedete? Ho parato l'attacco e quindi adesso posso attaccare direttamente. Sono funzioni che comunque io ricordo un pochettino. Però è bello comunque riapprenderle e reimpararle all'interno del gioco.
Premi il tasto Select, selezione in viaggio per visualizzare la mappa. Sposto la collavetta analogica sinistra. Questi simboli indicano la presenza di una porta o un ingresso sulla mappa. Puoi aprire le porte con il simbolo avvicinandoti e premendo X. Ok, quindi tutte le porte che si possono aprire vengono simboleggiate tramite la cosa rossa. Ecco, questa non me la ricordavo, questa cosa. Mi ricordavo che io dovessi andare in tutte le porte per aprirle, mentre invece me le fanno vedere. Figa, figa questa cosa. Anche utilizzare la pistola, vedete, può sembrare... cioè, è una cosa utile. Adesso stiamo immobili perché... ecco, quando poi riprendiamo l'attacco, ricominciamo ad attaccare. È abbastanza easy come cosa, che comunque è semplice. Ed è una cosa buona anche combattere, non solo perché comunque le animazioni sono abbastanza rapide, quindi non credo di tagliare troppi incontri all'interno di questo gameplay. Senza la chiave delle stelle. Ah, quindi un baule già segreto. E, ovviamente non taglierò troppi combattimenti, cioè cercherò comunque di fare le puntate abbastanza equilibrate per quanto riguarda trama, per quanto riguarda anche il combattimento, per quanto riguarda tutto. Certo, ovviamente se ci sono combattimenti ripetuti o farming di oggetti che devo fare per magari craftare delle armi o migliorare delle armi, sicuramente andrò a fare qualche lavoro di tagli e cuci, così come ho fatto anche con altre serie precedenti. Vedete, le porte si possono trovare. Ah, fighissimo, non la ricordavo proprio sta cosa. Cioè, le porte vengono cioè si vedono anche da lontano. Aia, mi ha colpito. Vedi, non ignorare i consigli dei tuoi alleati. I tuoi alleati grideranno e daranno consigli sulla mossa successiva. Istruiscili se scegliendo un consiglio. Si possono ovviamente, vedete, dare ovviamente i suggerimenti. Cioè, si possono acconsentire i suggerimenti oppure ignorare. In questo caso io, vedete, permetto al compagno di addirittura curarmi. Vedete, poi sparare anche dalla distanza può essere una soluzione. Ovviamente i primi incontri io cerco di non saltarli perché sono esperienza che mi aiuta. E poi le porte, vedete, si riescono ad aprire così. Questa è la chiave della terra addirittura. Quindi ci sono bauli e anche ricompense che dovranno essere prese successivamente. Questa è una cosa che c'è in un qualsiasi gioco di ruolo, quindi... è una cosa che io apprezzo perché ti permette di essere premiato per quanto riguarda l'esplorazione, però da un lato ti dà anche diciamo la possibilità di gestire le tue risorse. In battaglia potrei regolare, ecco vedi questa è la telecamera che io utilizzavo sempre. Questa è la telecamera che io utilizzavo sempre perché era alta e quindi mi permetteva di gestire meglio la situazione. Vedete, anche la pistola ovviamente necessita della ricarica, però la pistola, a differenza dell'arma melee, se non ricordo male, non si può accelerare con la ricarica. Ora devo vedere. Ecco, flusso Eureka, finalmente ci siamo. Inserisci gli oggetti nel flusso Eureka per imparare nuove abilità. Premi X nei riquadri dove compare una sagoma. Se è l'oggetto giusto, inseriscilo qui. Quando un gruppo viene riempito completamente, imparerai una nuova abilità. Puoi inserire gli oggetti solo nei gruppi adiacenti ai gruppi già finiti. Sta a te stabilire l'ordine in cui la rivelazione avanzerà. Quindi, apriamo subito Eureka, che come potrete vedere, quando avremo degli oggetti utili per i nostri personaggi, incomincerà a lampeggiare. Quindi Eureka, Juster e inseriamo la spada di luce. E abbiamo ottenuto la nostra prima abilità, ovvero spada di luce, molto molto utile in futuro. Come potete vedere qua ancora non abbiamo altro per poter fare altre Eureka e quindi abbiamo imparato la spada di luce, che adesso potremo attivare tramite il menu della battaglia.
Allora, proseguiamo ancora la nostra avventura. Vi faccio vedere subito come si può fare. Vedete, abilità, spada di luce. C'è una bellissima animazione all'inizio di ogni nostra abilità. E adesso la nostra spada farà decisamente più danni. E come potete vedere, là in alto a destra avremo la durata del... avremo la durata della nostra abilità attiva. Quindi quando noi attiveremo la spada di luce avremo un tot tempo per vedere effettivamente e sfruttare appieno la nostra abilità. Qui arrivano altri rinforzi. It would appear a beast has invaded the town. What luck! The desert claw would never pass up a chance to score a load of points like this. Let's go check it out. Esatto, perché i cacciatori hanno dei punteggi. Ok, però per il momento non saranno dei nostri alleati. I soldati ovviamente non sono nostri alleati, quindi... Qui possiamo immergerci nell'acqua. Vedete che figata. Non mi ricordo se potevo immergermi in qualche modo, ma credo di no. Forse si può solo nuotare, si può forse solo nuotare così. E non ricordo che qui comunque ci fossero dei forzieri o delle cose da raccogliere. Eh sì, anche perché vedete, lo schermo praticamente è finito. Forse qua dietro, anche se non lo ricordo al 100%, no, anche qui c'è muro invisibile che ci dà il monito. E qui attraversiamo l'altra zona. Warp e altri baulozzi. Certo, trovarli adesso sono facili perché comunque il percorso è abbastanza obbligato, ma vi posso garantire che in alcune mappe dove i livelli si interpongono tra di loro potrà essere anche abbastanza interessante esplorare tutta la mappa. Ecco, usare le abilità comando in battaglia, premi triangolo per aprire il menu della battaglia e utilizzare l'abilità. Esatto, è quello che vi ho fatto vedere poco fa. Senza neanche volerlo, fondamentalmente. Non puoi attaccare finché... Esatto, mi era finita la barra. Vedete, a volte anche io ancora incappo negli errori di spam violento delle mie abilità. Ah, le porte vengono anche indicate sulla mappa con le spunte arancioni. Figo, questo non la sapevo. Qui ci vuole un'altra chiave, la chiave del sole. Quindi questi saranno tutti oggetti che prenderemo sicuramente in futuro, o che prenderò in futuro tagliandovi comunque le parti di esplorazione noiosa. Wait. Huh? Now we go our separate ways. What? What do you mean? I can't go with you anymore. Sorry. Just go into the residential area and take down that big brute. Hey, hold on a second. I can't take that thing out by myself. You don't think so? Here, try this. It's much better than that butter knife of yours. Primo power up. Ho ottenuto la spada delle sette stelle, la lama del deserto. Wow. And this. What's this? Il registro a battaglie. Esatto, perché adesso... It'll capture the fight from start to finish. You ought to get a lot of points for bagging that fella. Go on, take it with you. Esatto. Faremo dei punti. Questi punti saranno importanti, ma ne parleremo tra un po'. No, wait! How can you just leave me here? Prima boss fight di questo capitolo, ovvero i due giganti. Damn it. Fine. You can't scare me. Bring it on. Fellas. Here we go. Si comincia. Ovviamente metodi di recupero, mi ricordano che posso utilizzare gli HP.
Puoi ferire alcuni mostri solo in dei punti specifici. Esatto, qua mi ricordo che esatto, dovevo saltare per fare l'attacco sul corno del gigante. E bisogna anche stare attenti perché fanno comunque dei bei danni. Allora, fuori uno. Ora, se non ricordo male, la spada di luce qua doveva darmi una buona mano. Ok, la mia barra. Perfetto. Mi fa un piccolo bug grafico, se non erro. Guarda là a destra. Sì, comunque mi dà una grandissima mano. E ce l'abbiamo fatta. Abbastanza easy, ovviamente. Essendo il primo boss fight, non è un granché. Man. Hey! You're not half bad, kid! Huh? My, could it be? Steve-o, what's going on? Just look! Come on, what is it? Yes? There's no doubt about it. And see what he's got there? That's Desert Claw's weapon. Desert Seeker, one of the seven sacred galactic swords. So that means that you must be the legendary hunter, Desert Claw! The what? Oh, I can't believe how lucky we are to think we found him this quickly. L'hanno scambiato giustamente per l'altro cacciatore. I told you he'd be on this planet, didn't I? Didn't I? See? Well now, aren't we the lucky ones? Mission accomplished. Let's head on back. Come on, come on. You too, mister. Whoa. Wait a second. What are you trying to do? Look, I've got to take care of that beast up there. You're in my way. Ah, why bother? I mean, it's such a chore. Come to our ship, and we'll give you all kinds of sweet jobs that beat the pants off plain old beast hunting. Come on. Knock it off. I have to go now or that thing is gonna destroy the town. Let me go. That's our Desert Claw, a man of unbending determination. Ah, whatever you say. We'll accompany you on your hunting trip, but when this little escapade's over, you're coming with us. Is that a deal? Huh? Why should I? Then it's settled. Allora è deciso così. Benissimo. Adesso abbiamo due personaggi come alleati. Puoi cambiare il tuo personaggio da alleati nel menu principale. Vabbè, ok. Al momento non c'è bisogno perché siamo in tre. Quindi in battaglia potrai cambiare il personaggio direttamente dal menu di battaglia. In viaggio premi il tasto L3. Ovviamente al momento non c'è bisogno, però ok. Cambia l'equipaggiamento degli alleati dal menu principale. Ok. Ok, questo non mi interessa per il momento, però va bene. Allora, dovevo aprire questa porta che non c'eravamo andati, perché appunto sono spuntati due giganti. E mi sa che non c'era nulla. Eppure mi ricordavo che qualcosa c'era. Oddio, scusate la telecamera che fa giri strani, ma ok. Allora, per quanto riguarda l'Eureka, come potete vedere abbiamo già a disposizione l'Eureka anche di altri personaggi. Quindi inseriamo già i primi oggetti. Qua addirittura già abbiamo una prima abilità da poter sbloccare al Simon, ovvero muro di fumo. Qui abbiamo un'altra cosa da poter inserire già. E tu cos'hai ancora? Ah, ecco, vedi? Perfetto. E quindi già abbiamo delle eureche che si stanno iniziando ad attivare. Lì c'è un altro portale. Qui ovviamente solitamente all'inizio dei warp si trovano sempre dei nemici, perché giustamente ti fanno sudare la possibilità di poter salvare, no? E quindi poter diventare più forte. Allora,
Ok, abbiamo salvato. Poi, come potete vedere, teletrasporto, che ci permette di andare negli altri warp che abbiamo ottenuto prima, e poi lo scambia punti. Lo scambia punti che per il momento non ci dà nulla, però sarà molto molto importante in futuro, perché ci consentirà comunque di ottenere delle cose carine. Allora, qui ovviamente c'è il boss, se non erro, quindi andiamo un attimo da questo lato come esplorazione della mappa, perché devo... Esatto, con la pistola faccio molto prima, perché devo continuare l'esplorazione. Piccolo trucchetto: se tengo la parete, cioè la parete, se tengo la finestra aperta... Ah, questo nessun danno. Questo devo tenere... Eh sì, vedete, quelli con lo scudo praticamente devo tenere così, e cioè devo tenere il tasto X premuto e distruggere la loro corazza. Qua, come potete vedere, mi appaiono anche i suggerimenti. Ok, qua devo aspettare che la pistola si ricarichi. La pistola sì, devo aspettare che proprio si ricarichi da sola. Animazione, muro di fumo, che non ricordo effettivamente cosa facesse. Non mi ricordo cosa facesse il muro di fumo, se non ricordo male. Istruisci i tuoi alleati su come combattere da strategia nel menu principale. Puoi impostare la strategia principale dai menu comandi team e disattiva consigli. Puoi anche dare istruzioni con il comando team premendo quadrato nella battaglia. Ok, ma tanto a me per il momento non mi interessa, perché la strategia di battaglia che abbiamo mi va bene così per il momento. Allora, qui... No, parlare con le persone qua in realtà non è una cosa positiva come in altri giochi. Qui ovviamente è tutto crollato, quindi non ci interessa. Posso farlo da qua se non sbaglio. Vediamo strategia. Sì, da qua, vedete, comandi team... combattete da soli oppure sullo stesso nemico all'attacco e rimanete indietro. No, combattete da soli è senza dubbio la decisione migliore. Eureka, abbiamo altri oggetti per Eureka. Vedete, combattere i nemici è sempre utile, o per meglio dire è quasi sempre utile, perché consente di ottenere oggetti appunto per le Eureche dei vari personaggi, e ci consente di diventare più forti. Stiamo anche avvicinandoci al level up della pistola, cioè level up al massimo raggiungimento del livello della pistola. Allora, la B dovrebbe essere, esatto, la bottega, dove appunto si possono comprare oggetti e altre robe, cose che a me, a dire il vero, al momento non mi interessano, perché se non sbaglio non c'era un granché. Pozione curativa, tonico, che si può utilizzare per l'Eureka. Poi lo spadone, che è utilizzabile da Juster. Poi grandi mani, è già equipaggiato, mentre invece è utilizzabile, no? Questo è anche un monito per riconoscere gli oggetti da poter comprare e gli oggetti da non comprare. Ora, per esempio, questo è utilizzabile, quindi vuol dire che Juster lo può usare, no? E vuol dire che non è equipaggiato, mentre invece in questo caso equipaggiato vuol dire che noi già lo possediamo e lo abbiamo appunto equipaggiato. Questo equipaggiato pure, niente, quindi possiamo comprare solo lo spadone, che ci interessa, perché avere le spade, o comunque utilizzare delle spade che ci consentano di avere un level up, faranno veramente comodo. Allora, a questo punto, no, mi sa che dobbiamo andare avanti da quel lato. Eppure la strada era chiusa. Forse potevo saltarlo il muro, ora che ci penso. Allora, fatemi vedere un attimo una cosa, perché tra oggetti... No, volevo vedere, ecco, alleati. Se io facessi in questo modo, ecco, equipaggiamento, dovrei vedere... se faccio cambio equipaggiamento dovrei vedere, esatto, i vari poteri delle mie armi, che devo utilizzare questa per il momento,
perché sarà importante aumentare le abilità delle mie armi. Sarà veramente veramente importante. Può sembrare una sciocchezza equipaggiare delle armi più deboli, ma è una cosa che in realtà in futuro sarà utile. Ovviamente questi sono trucchetti che io conosco perché già il gioco l'ho giocato più volte, quindi so benissimo quello a cui vado incontro e mi porto un pochino avanti con il lavoro, anche perché sarebbe abbastanza noioso farlo poi successivamente tramite altri episodi. Comunque sì, avevo ragione, si poteva saltare il muro, solo io che non me lo ricordavo. Qua possiamo anche lanciare gli oggetti, cosa abbastanza utile perché gli oggetti lanciati fanno più danno. Utilizziamo anche la pistola perché devo aumentare l'abilità anche con la pistola. Qui non c'è bisogno di utilizzare nulla. Benissimo. Qui abbiamo un baule da aprire, un baulozzo. Fluido rigenerante. Dopo ogni tot è giusto magari controllare le eureche. Qui facciamo un bel salva. Delle volte, vi ripeto, utilizzerò i salvataggi di stato per velocizzare la cosa, ma poi salverò lo stesso anche dalla memory card, però magari per velocizzare per velocizzare il video e anche il rendering delle mie immagini, sicuramente utilizzerò i salvataggi di stato. She's not a quiet fella, is he? Must be rather large as well. You're not planning on having all three of us go in there, are you? You want to fight them all by yourself? No, not at all. That's crazy, totally reckless. You know, Mr. Claw, I think you forfeit any points you earn if you, die. Yeah, yeah. Let's go. Hey, wait up! Poor kid. We hardly knew him. Ora, affrontare questo boss in realtà con questa arma forse mi rallenterà un pochino, però direi che ci può stare. Almeno prendiamo più esperienza e via. That is certainly a big monster, all right. Are you positive about this, Mr. Claw? Like I have a choice. Allora, per sconfiggere questo boss la cosa da fare è prima di tutto mirare, esatto, mirare i bracciali. Hang on, his foot arm was off. I get it now. That's a Mark 8 salamander. If we can manage to break the shackles on its legs, then the shield on its back will open up. Esatto. Let's hurry up and break the other shackles. Quindi bisogna colpire le protezioni. Ok, saltiamo. Qua bisogna stare attenti. Ogni volta non vedo bene quando attacca. Ok, manca l'ultima protezione. Okay, ci siamo parati un pochino, però ok. Olè, tolte tutte le protezioni, adesso è pronto per essere picchiato come se non ci fosse un domani. Eccolo lì. Hey, look at that. That's gotta be his weak spot. Try attacking him there. What? How am I supposed to do that? Jump on its back and hack away. Isn't it obvious? Esatto. Nuts? There's no way. Hang on. I've got just the thing for this kind of situation. What's that? I'll tell you later. Watch this. What the? That's my monography shot. What do you reckon? Do you like it? Jump on the back of those monography platforms and you can get up on the back of the beast. Here you go, big man. Why don't you take this for now? E quindi abbiamo sostituito la nostra pistola con la pistola monografica. When the platform disappears, just shoot up another one. But remember, you must equip the monography shot first before you can use it. Now's your chance. Go get him, Mr. Claw. Ok, in questo caso abbiamo la possibilità di poter
utilizzare subito questa cosa, mentre invece adesso, ecco, adesso dobbiamo equipaggiarla, perché possibilmente non ce l'abbiamo. Quindi cambio equipaggiamento, arma S, pistola monografica, esatto. Come oggetti utilizziamo la pozione curativa, che è anche giusto che sia così. Ok, abbiamo... oddio. Dai, su, salta. Non lo ricordavo così difficile. Allora, la cosa buona è che comunque c'è un... una sorta di atterraggio assistito quando miriamo la giusta piattaforma. Il problema è purtroppo riuscire a saltare bene. Esatto. After all, it's your prize. All right. And here goes. Its heart has stopped, but it's still being controlled by the power of the rune. Destroy the rune in its head. Oh, come on. Like a legendary hunter needs your help. I get the feeling he sort of does. I wonder why. Is he really Desert Claw? I suppose looks can be deceiving. A real master doesn't need to show off. He may not look it, but he's got the goods. Ok, adesso. Adesso siamo anche sotto status. Allora, oggetti. Dovrei avere... no, smarrimento, gelo... no. Allora, utilizziamo questa. E poi abilità spada di luce. Così facciamo un po' più di danno. Ok. Ok, come danni non ci fa niente di grave. Ok, riusciamo tranquillamente a farcela. Riutilizziamo la spada di luce. Ok, attenzione. Bene. Cerchiamo di non spammare, benissimo. Vedete, la difesa comunque mi permette di subire solo 6 danni, che non sono nulla praticamente. Qua sono stato deficiente io. Ok, ripristiniamo la nostra difesa. Ecco qua nuovamente il cretinetti sono stato io. Ero convinto di pararmi, invece non ce l'ho fatta, ma qui, easy. Certo, potevo fare di meglio, ma essendo la prima boss fight, essendo anche circa 15 anni che non gioco a questo gioco, ci può anche stare. E tra l'altro sto utilizzando l'altra spada e non quella potente, perché lo vedremo tra un po'. Eccoci qua, vedete, aumenta l'esperienza. Anche la pistola monografica adesso prende la sua esperienza, anche se in realtà... il cacciatore del deserto nota un pupillo, un futuro pupillo. So listen, Mr. Claw, you got a real name or something, huh? Oh yeah, I'm Jaster. Jaster Rogue. Jaster Rogue. Jaster, eh? Good. It's a bit weird to keep calling you Desert Claw. So from now on, if it's all right with you, I'm just gonna call you Jaster, okay? Now, let's get down to business. I'll be straight with you. Our boss says he wants to hire you. Would you come with us?
Hire me? What? Why me? Good grief, isn't it obvious? You're Desert Claw, the legendary bounty hunter. And our boss, well, he wants to be a part of that. Let's just say he's scouting you for our team. These guys still think I'm someone named Desert Claw. That means he must be Desert Claw. I had no idea he was such a big deal. What is it, Jaster? Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. So who is it that wants to hire me exactly? Our boss, Captain Dorgan Goa, a pirate among pirates. What? Dorgan Goa? The space pirate Dorgan Goa? You mean, you guys do space travel? Of course. We're big-time pirates. We travel all over the galaxy. I mean, hunting has its moments, but tracking down immense treasure throughout the universe isn't half bad. Me. Up in space. Yeah, I can see that. Not half bad at all. Our ship is hidden in the desert to the west of here. Why don't you meet up with us there? In the desert? Well, you know, we had a couple of minor issues, and we couldn't actually dock at the spaceport. But look, we'll head back to the ship first. You come meet us there before tomorrow morning. All right? All right. Ta-da! Hey, wait a minute. I haven't decided yet. Oh, you'll be there, all right. I can see it in your eyes. You were made for the pirate life. To find our ship, you need to take the west gate and head straight over the desert. Please be sure to prepare for your journey before setting out. We'll be seeing you later. Ta-ta! Icone prossimo episodio. Cerca l'icone prossimo episodio per avanzare nella storia. Se un'icona è distante, segui le frecce finché non la raggiungi. A volte non ci saranno icone, in questo caso vai all'avventura dove ti porta il vento. Se a un'icona non succede niente, se l'icona è azzurra, la prossima locazione dell'avventura potrebbe trovarsi a un livello differente. Se non trovi niente, nemmeno se l'icona è del colore normale, il livello potrebbe essere diverso. Guardati bene in giro per scoprire se vi sono percorsi alternativi. Affitta uno yago dal mercante davanti alle porte ovest, avventurati nel deserto e il tuo viaggio nello spazio avrà così inizio. Il simbolo stella dorata sulla minimappa indica la tua destinazione. Se vuoi salutare qualcuno prima di partire, fallo subito. Una volta lasciata Solgin, non potrai tornarci per un po'. Nel distretto residenziale potrai acquistare oggetti per la griglia dell'Eurega, armi e altro. Preparati bene per l'avventura e non dimenticarti di risparmiare 200 zen, così potrai affittare uno yago. Ok, quindi abbiamo avuto, diciamo, delle direttive per quello che sarà il nostro prossimo obiettivo. Io direi che però per il momento possiamo salutarci. Questo primo episodio è durato, direi, abbastanza a lungo. Non so effettivamente quanto durerà. Poi in montaggio cercherò di vedere effettivamente se tagliare o comunque ridurre qualche cosina. Detto questo, spero che questa avventura possa iniziare a piacere anche a voi. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.